Disoccupazione in drammatica crescita soprattutto tra i giovani, come rivelano i dati Istat resi noti proprio quest'oggi, e tasse a dir poco lievitate sotto il governo Monti. Questi punti ampiamente discussi stamani dal segretario del Popolo delle Libertà in visita a Lucca per sostenere la ricandidatura a sindaco di Mauro Favilla. I dati dell'Istat sulla disoccupazione sono davvero preoccupanti e confermano che la ricetta giusta è quella che noi stiamo proponendo in questo momento in Parlamento, cioè una ricetta che semplifichi le regole per le assunzioni, che non complichi la vita ai commercianti, agli artigiani, a quegli imprenditori che devono fare occupazione. Inoltre conferma l'idea che occorre immediatamente trovare una soluzione per pagare i debiti che lo Stato ha nei confronti degli imprenditori, perché se si induce gli imprenditori a chiudere anche per il tramite dell'inadempimento dello Stato, tutto ciò determina nuova crisi occupazionale. Noi siamo per il lavoro, per lo sviluppo e per l'occupazione, e non lo siamo a parole, lo siamo proponendo regole fluide e semplici per assumere e proponendo che vengano pagati i debiti dello Stato nei confronti degli imprenditori, in modo tale che costoro non si trovino soffocati da un rapporto fra l'altro inconcepibile con lo Stato, per cui le tasse loro le pagano ma lo Stato non paga loro quello che deve. E noi abbiamo idea che il rapporto tra i cittadini e lo Stato deve essere fondato sull'equità. Allora i cittadini pagano le tasse e lo Stato paga i debiti con i cittadini, a maggior ragione quando si tratta di imprenditori che hanno gli stipendi da pagare ogni mese, che hanno debiti da saldare con le banche, e crediamo che questo faccia bene.